pubertà. L'abitino alla marinara non era più per lei. La nonna avrebbe dovuto capirlo. Certo, trovare un modo grazioso di vestirla che non fosse più da ragazzina e non ancora da grande non era facile. Aveva visto ieri la Gianchi. Che orrore, poverina. Impastoiata in un sottanone grigio peloso lungo fino quasi alla noce del piede. Non sapeva più come muoverci dentro le gambe. Anche lei, però, con tutto quel seno in quella giubbetta da bimba, sbuffava e scoteva con stizza la testa. L'avvertimento della fragrante esuberanza del suo corpo, in certe ore, la congestionava. L'odore dei suoi capelli densi, neri, un po' ricciuti e aridi quando se li scioglieva per lavarseli, l'odore che le esalava da sotto le braccia nude quando le alzava per sollevare il soffocante volume di quei capelli, l'odore della cipria intrisa di sudore, le davano smanie più di nausea che d'ebbrezza, per le tante cose segrete e ingombranti che quell'improvvisa e violenta crescenza le aveva d'un tratto rivelate. Cose che, certe sere, mentre si spogliava per andare a letto, se ci fissava appena il pensiero o un'immagine le balzava davanti, dalla rabbia e dallo schifo che ne aveva, avrebbe scaraventato le scarpette contro l'armadio laccato bianco a tre luci, di rimpetto, dove si vedeva tutta, così mezza nuda, con una gamba tirata un po' sconciamente sull'altra. Si sarebbe presa a morsi, graffiata o messa a piangere da non finir più. Poi le veniva da ridere, convulsa, tra le lacrime. E se pensava ad asciugarsi quelle lacrime, ecco che si buttava a piangere di nuovo. Forse era una sciocca. Chissà perché una cosa così naturale le doveva parer tanto curiosa. Già con quella prontezza che hanno le donne a capire da uno sguardo che si è fatto un pensiero su loro, se un uomo la guardava per via, abbassava subito gli occhi. Non capiva ancora in che potesse consistere il pensiero che un uomo può fare su una donna. Turbata, con gli occhi bassi, provava un irritante ribrezzo, raffigurandosi nell'incertezza, senza volerlo, qualche intimo segreto del suo corpo, come se lo conosceva. Senza più guardare, si sentiva guardata e si struggeva di indovinare che cosa guardassero gli uomini a preferenza in una donna. Ma questo forse l'aveva già indovinato. Appena sola, in casa, si lasciava cadere di mano i libri di scuola o i guanti apposta per chinarsi a raccattarli. Chinandosi, dalla scollatura, si sbirciava il seno. Non aveva però finito di intravederselo e d'avvertirne appena il peso che s'acchiappava il grosso nodo del fazzoletto nero di seta sotto il bavero della giubbetta alla marinara e se lo strappava subito in su, fino agli occhi, disgustatissima. Un momento dopo, raccoglieva con l'una e con l'altra mano, da ambo le parti, la stoffa di quella giubbetta. Se la stirava in giù, perché le aderisse al busto eretto. Andava davanti allo specchio, si compiaceva anche della promettente curva dei fianchi. Seducentissima signorina, e scoppiava a ridere. Sentì la vocetta bizzosa della nonna che la chiamava giù, dalla hall del villino, per la lezione di inglese. La nonna, per farla stizzire, la chiamava al solito Dreina, e non Dreetta, come lei voleva essere chiamata. Bene, sarebbe discesa quando finalmente alla nonna sarebbe venuto in mente di chiamarla Dreetta e non Dreina. Dreetta! Dreetta! Eccomi, nonna. Santo Dio, fai aspettare il professore! Scusami, ho sentito ora. D'estate, nel pomeriggio, per ordine della nonna, tutte le finestre del villino erano tenute ermeticamente chiuse. Dreetta, si intende, le avrebbe volute tutte spalancate. Le piaceva tanto, perciò che il sole prepotentissimo in quell'ombra voluta, che era quasi buio, trovasse pur modo di penetrare. Erano fremiti e guizzi di luce per tutte le stanze, come scoppiettii di riso infantile nella severità di un silenzio comandato. Anche lei, Dreetta, era spesso così, tutta fremiti e guizzi, e tante volte come abbagliata, avvolta e rapita da veri lampi di follia. Subito dopo, s'oscurava per il sospetto segreto che le venissero dalla madre che ella non aveva mai conosciuta e di cui mai nessuno le aveva parlato.